Buonasera e benvenuti alle Regole dello Star Bene, il programma che ci porta in viaggio nel nostro benessere. Questa sera parleremo di farmaci e di integratori, ma non nel senso che vi diremo quale farmaco utilizzare se avete il mal di testa oppure la sciatalgia, no, no, proprio il contrario. Cioè cercheremo di capire perché un po' tutti noi siamo un po' dipendenti da certi farmaci, nel senso che voglio dire, avete presente il film di Verdone con la Bui, in cui insomma ci si confrontava, loro due si confrontavano continuamente su quale farmaco prendeva uno o l'altro, in cui addirittura si utilizzava una quantità eccessiva di farmaci. Ecco, un po' tutti, lì era esagerato, ma un po' tutti abbiamo questo difetto, quello di consigliarci un po' i farmaci l'uno con l'altro, quello a volte di abusarne, sto pensando per esempio agli antinfiammatori che si prendono per qualunque disturbo, addirittura si abusa di antibiotici e questo può causare ovviamente poi un'antibiotico resistenza, che è qualcosa di assolutamente pericoloso. Insomma, si può partire banalmente dal fatto di usare troppo spesso l'antinfiammatorio fino ad arrivare a forme patologiche. Così come avviene per i farmaci, avviene per tutto il mondo dell'integrazione, integrazione alimentare, integrazione sportiva, e avviene anche per tutto quell'ambito cosiddetto naturale, soprattutto negli ultimi anni, con la storia che magari qualche cosa è tratto dalla natura o viene dal naturale, significa che ne possiamo assumere in grandissime quantità, e invece non è così. Questa sera cercheremo quindi di capire quali sono i rischi di un uso eccessivo o a volte anche di un non uso quando si dovrebbe del farmaco, cercheremo di capire come usarli nel modo più corretto e soprattutto anche di come smaltirli nel modo più corretto, perché in un mondo che ovviamente deve essere attento a quello che è l'ambiente, a quello che è la sostenibilità, anche lo smaltimento dei farmaci non può essere trascurato. Vedremo anche quindi l'aspetto naturale e vedremo anche il mondo degli integratori. Come sempre, naturalmente, se volete potete intervenire, se avete dei dubbi ovviamente sulla conservazione dei farmaci o sull'assunzione di questi, e potete farlo telefonando allo 0381 09 14 51, oppure se ci state seguendo dai social via Facebook potete postare la vostra domanda sotto la diretta e noi la rivolgeremo agli ospiti di questa sera. Ospiti che adesso vado a presentarvi. Abbiamo con noi il dottor Paolo Di Biagio, psicoterapeuta del SERDA SST Pavia. Buonasera, dottore. Buonasera, buonasera. La dottoressa Marta Bertuzzi, farmacista presso la farmacia Corsico di Mortara. Buonasera. La dottoressa Sandra Capogrosso, naturopata, specialista in scienze dell'alimentazione e nutrizione umana. Buonasera. E poi, collegata via Skype, abbiamo la dottoressa Valeria Galfano, medico nutrizionista e personal trainer. Buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, a cui ovviamente lei lo sa, chiederemo tutto quanto riguarda l'integrazione sportiva. Ecco, e abbiamo già delle domande, quindi si prepari. Prima ancora di iniziare. Benissimo. Allora, io però partirei, dottor Di Biagio, con lei, insomma, con quello che dicevo, un po' su questo uso dei farmaci che va dietro un po' a una paura che abbiamo tutti, che è quella di ammalarsi. Ecco, forse dovremmo essere tutti sani, belli e forti, quindi per sentirci così forse usiamo un po' troppi farmaci. Sì, sì, vabbè, la paura è un'emozione primaria, un'emozione fondamentale, ed è giusto anche avere una qualche paura, anche eventualmente di ammalarci, perché la malattia purtroppo fa parte della vita, è una delle condizioni che maggiormente, forse quella che maggiormente evitiamo nella nostra esistenza, per ovvie ragioni di istinto di sopravvivenza, quindi è normale aver paura, è normale quindi anche controllarsi, è normale, dovrebbe essere normale anche curarsi allorquando ci ritroviamo di fronte a una condizione di oggettiva malattia. Credo che l'incontro di oggi, ecco, la discussione che andiamo a fare, riguarda quegli eccessi e quegli squilibri che fanno sì che reazioni adeguate non si mettono in atto, nella misura in cui le emozioni che andiamo a provare sono sproporzionate, non sono adeguate allo stato di realtà che noi ci ritroviamo a vivere.
Sicuramente, dato oggettivo scientifico, ecco, quella che abbiamo chiamato paura della malattia, ha un capitolo ben specifico su quello che è il manuale psicopatologico internazionale. Una volta erano collocate in altri ambiti, nell'ambito dei disturbi ossessivi, nell'ambito dei disturbi d'ansia. Anche, se ricordo bene, psicotici nell'ambito della psichiatria classica. Oggi c'è proprio un capitolo specifico, si parla di disturbi da sintomi somatici. Una volta si parlava appunto di ipocondria. Esatto. Ecco, l'ipocondria che forse la rappresentazione più efficace fu quella del malato immaginario di Molière, no? Ecco, appunto l'idea, non l'idea, e neanche la convinzione, l'assoluta oggettiva sensazione, che diventa poi emozione di grandissima paura, di avere un male. E questa è una condizione anche diagnosticamente importante, grave. Nel senso che la persona che è affetta da questo disturbo sente proprio il dolore, sente proprio il malessere, non è una paura, è un oggettivo stato di alterazione della percezione che appunto tende anche ad avvicinarla a disturbi ancor più gravi dello spettro psicotico. Nella misura in cui acquisisce quasi la connotazione di uno stato allucinatorio, cioè come dire, c'è lo psicotico che ha allucinazioni visive, ci sono le allucinazioni uditive, olfattive, ecco, credo, come dire, è un po' deduco e interpreto quello che è lo stato attuale della scienza al riguardo. Ci sono anche queste forme di allucinazione tattile, tra virgolette, per cui io sento un dolore nell'addome, nella zona nefro, insomma, ecco, dove ci dovrebbero essere i reni, o sento il dolore al rene, ho una colica renale, mi faccio tutte le analisi, vado dal nefrologo che mi analizza, mi scannerizza, però non c'è alcuna alterazione, però la persona ha il dolore. Quindi poi per far passare il dolore a quel Qui punto si scatena, tra virgolette, tutta una serie di reazioni che portano la persona ad andare continuamente da professionisti, perché non riescono a fidarsi di un professionista che scongiura ogni tipo di diagnosi oggettiva nella misura in cui non sussistono i riscontri clinici, però la persona continua ad avere il dolore. Continua ad avere il dolore, quindi inevitabilmente a dolore, a stato di convinzione di malattia, io posso essere portato, se il medico non mi prescrive una terapia, al fai da te. E quindi ecco che inizio a ricorrere a terapie che posso cogliere, posso andarmi a cercare su internet, ormai siamo appunto nell'ambito di un'informazione che è facilmente accessibile, come mi ricordo ne parlavamo anche in altre trasmissioni, no? E quindi le persone diventano esperte del dolore che sentono di avere, della malattia che pensano di avere e quindi iniziano anche a curarsi in modo autogestito, questo ovviamente non va bene. Non va Questo è bene quello che anche se con tutta probabilità, per forza della suggestione, lì per lì quel tipo di terapia che assume la persona ha un effetto, quindi si innesca un meccanismo tale per cui a dolore ho preso la medicina, il dolore mi è passato, continuerò a prenderla, ma a quel punto io mi sto probabilmente intossicando con un farmaco che prenderò in modo eccessivo sicuramente, perché non c'è una valutazione oggettiva del mio stato di salute e quindi si innesca un meccanismo sicuramente non adeguato, non salutare. Ecco, sicuramente è una situazione molto complessa che credo crea anche un forte disagio, perché siccome
Perché se una volta innescata è difficile sì, da anche fermare. perché questo meccanismo riparatorio e pseudoterapeutico aumenta ancora di più quella convinzione distorta che ci porta sempre di più verso una forma di pensiero alterato, come se rinforzassimo ancora di più l'allucinazione, riconoscendone la cura attraverso una terapia che oggettivamente non ha alcun senso. Quindi la persona si convince sempre di più di una malattia che non esiste, è come se chi ha un'allucinazione uditiva si convincesse sempre di più di questo spettro di allucinazioni che lo circondano e quindi la patologia oggettiva che c'è alla base diventa sempre più grave. Eh Che il sì. problema è proprio questo. Il problema è che la persona, per meccanismi di difesa, anche lì piuttosto noti, no? Non riesce ad accettare, diciamo così, un problema psichico. Inconsciamente che cosa fa? Lo scarico a livello somatico, ma non è una malattia psicosomatica, che è un'altra cosa, cioè immagina che quel tipo di sofferenza per traslazione la sposta sul corpo, immaginando che ci sia un difetto nel corpo e quindi continua ad andare, abbiamo detto, dal nefrologo immaginando un dolore al rene, ma invece dovrebbe Venire da lei, andare. dottore. Ecco, però dicevamo Anche che il nel dottore caso, già è oberato di lavoro, quindi ecco. anche da uno psichiatra, se stiamo Certo. parlando di disturbi Sì. da sintomi somatici, riconducibili a quella ipocondria classica di cui si parlava decenni fa, poi sì, anche dallo psicoterapeuta sicuramente, ma il problema è proprio questo, che le persone Andarci, anche perché non qua lo poi apriamo vedono. secondo me tutto un discorso che potremmo riprendere anche dopo del fatto che non ci si fida a quel punto del medico e della scienza, perché se il medico ti ha detto che a un certo punto i reni Infatti funzionano e tutto, è inutile che vai a questo cercare in internet il rimedio è il caso naturale, più grave in cui appunto c'è un'alterazione psichica importante con perdita del senso della realtà. Il discorso diventa psicoterapeuticamente più abbordabile quando parliamo del disturbo d'ansia da malattia, quella che una volta nella psichiatria classica si chiamava nosofobia. Qui stiamo più in un ambito appunto delle fobie, dell'ansia. Cioè la persona non pensa di essere malata, non sente il dolore, come appunto l'ipocondriaco, per usare proprio un termine più generico. Quindi non sente il dolore e non sta lì piegato da un dolore che oggettivamente non c'è. Ha paura che gli venga. E sono quei casi in cui la persona legge sul giornale che sono aumentati i casi di coliche renali. Oddio, però effettivamente mi sa che pure io sento un po' un dolorino, oppure il vicino di casa si è ammalato di una colica renale. Ma quello ce l'abbiamo tutti. Allora, l'amico che se tu hai mal di Infatti, testa e lo chiami, dice il mal di testa, lui ti dice anch'io. C'è sì. questa cosa Questo è un qui. fenomeno di suggestione che ha a che fare più con la fragilità della personalità, che è già quindi più abbordabile, raggiungibile, perché si riesce a dialogare, a confrontarsi su un piano di realtà oggettivo e le persone riescono a convincersi del fatto che non è un problema medico, ma è un problema di emotività, di paura eccessiva. E quindi ci si riesce a lavorare di più sul piano psicoterapeutico. Sì, Ecco, poi quello sì. che diceva è molto Ecco, importante. io ci Tutti tornerei un tendiamo a attimino. suggestionarci e quindi ad avere questi episodi. Anzi, i medici, ma anche gli psicologi, so che i medici quando danno l'esame di patologia medica, quindi proprio all'alba della loro formazione, e si studiano tutte le malattie, spesso. Però effettivamente Ah, quindi tutti questi capita anche a sintomi, loro? così come a chi studia psicologia e psichiatria, ci andiamo a leggere il manuale, ma però effettivamente questa paura, questa stranezza, ma sì, perché di fatto siamo tutti esposti, siamo tutti potenzialmente
soggetti ad ammalarci o comunque a delle vulnerabilità psicofisiche. Bisogna avere il senso della realtà, una personalità sufficientemente strutturata per riconoscere ciò che oggettivamente ci sta capitando di Ecco, vivere, che non infatti sembra questo così è il limite. Ecco, drammatico, no? questo è il limite. Sicuramente, ecco, ci siamo resi conto, io penso che molti di voi come me ci siamo già riconosciuti in quello che ci dice il dottore, perché bene o male sono tutte cose che capitano, è ovvio, non diventano patologiche, ecco, diventa magari qualche cosa su cui si può anche ironizzare perché rimane contenuto. Tornando ai nostri farmaci, però, io volevo chiedere alla dottoressa Bertuzzi, noi abbiamo i farmaci. Ce li ha prescritti il medico, ipotizziamo che sia qualcosa che quindi stiamo seguendo, però non sempre sappiamo come assumerli, perché il medico a volte ti scrive ne prenda due compresse, poi arriviamo a casa e sono grosse così, a volte capita e c'è un problema magari di deglutizione, quindi bisogna stare attenta anche a come si assumono i farmaci. Sì, vero. Tieni conto che comunque sono sostanze chimiche, quindi vanno assunte con particolare attenzione e precisione. Spesso si compiono degli errori senza sapere anche delle conseguenze a cui si può andare incontro. Ad esempio, le compresse. Spesso vedo pazienti che dividono compresse che non si possono dividere. È sbagliatissimo. Tieni conto che una pastiglia è formata da polveri e granuli ed è rivestita da sostanze attive che hanno una funzione specifica. Ad esempio, per le compresse a rilascio modificato, ti rilasciano il principio attivo gradualmente nelle ore, nel tempo. Le compresse gastroresistenti sono quelle che superano il pH acido dello stomaco e arrivano più in basso fino all'intestino. Quando si divide una compressa che non si può dividere, si vanno a distruggere queste sostanze. Quindi vado a perdere la funzione principale della compressa. Quindi la compressa non è più a rilascio modificato. Spesso assumo anche dosaggi diversi nella metà della compressa, quindi assumo dosi o troppo alte o troppo basse di farmaco. Spesso si liberano anche delle sostanze attive che possono provocare delle ulcere nello stomaco, quindi è fondamentale dividere la compressa solo se c'è la linea Il divisoria, taglietto. bravissima, sulla superficie, solo se è scritto sull'imballaggio esterno del farmaco o nel foglietto Anche lì illustrativo. però dividerle non è semplicissimo, perché a volte uno le divide e poi dopo ci sono tutti i granulini, Pezzettini tutti i che pezzettini e girano. quello cerca di E raccoglierli. l'altro errore che si fa è si divide e poi l'altra E metà la si rimetti lascia lì. dentro, ecco. Ecco, è da consumare il prima possibile, cioè la Ecco. somministrazione successiva, perché se la lasci a contatto con la luce, Si con il rovina. calore, con l'umidità, si degrada il principio attivo. Quindi c'è il rischio che poi la terapia non faccia più effetto. Ah, ok, no, perché stavo Ok? pensando, non so, io paracetamolo 1000 che uno prende a metà, quindi l'altra metà non è che la tieni lì Per una settimana, per una 10 giorni? settimana. No, No, assolutamente ah, no. ecco. E Ok. invece le bustine, eccetera, quelle hanno quelli già i granulati, hanno delle indicazioni No, quelle particolari? diciamo che sono formulazioni per chi fa fatica a Sì. deglutire. Infatti, se uno fa fatica a deglutire, chieda sempre o a noi in farmacia o al medico delle alternative alle capsule o alle compresse, perché esistono le bustine, esistono le compresse che si sciolgono nell'acqua, adesso anche quelle che si sciolgono in bocca. Quindi, piuttosto che dividere una compressa, aprire una capsula addirittura, meglio chiedere perché esistono sempre delle Ci sono alternative. ormai ci sono di tutti Ormai i ci tipi, sono, ci sono tutte queste esatto. cose. Un consiglio per la conservazione. Allora, al di là della conservazione casalinga, c'è chi si porta dietro il suo kit di sopravvivenza. Cioè, io credo che almeno molti di noi in borsetta abbiano quelle due o tre cose che sono fondamentali. Ecco, in quel caso qualche consiglio d'uso. Allora, evitiamo sbalzi di temperatura, quindi dall'estate all'inverno, l'aereo, perché il principio attivo si degrada. Il farmaco deve essere conservato a una temperatura tra i 20 e i 25 gradi, né troppo alta né troppo bassa, e in frigorifero solo esclusivamente se scritto sulla confezione, non perché ci piace Ah, metterlo in non è che si frigorifero. conservano Non si meglio. conserva meglio, no, assolutamente no. Teniamolo lontano da fonti di calore.
e di umidità. Attenzione ai farmaci fotosensibili, per quelli devono essere protetti dalla luce, quindi mantenerli sempre nel loro imballaggio esterno, perché su questo innanzitutto viene indicata la data di scadenza e il numero del lotto, e poi tenere sempre all'interno il foglietto illustrativo, perché comunque se teniamo in giro i blister per gli armadietti nella borsetta, poi non sappiamo che farmaco è, quando si assume, come si assume. Quindi mi raccomando, sempre nell'imballaggio originale con all'interno il foglietto Ecco, sul illustrativo. foglietto illustrativo poi torneremo, perché qua potremmo chiedere anche al dottore se sia il caso di leggerlo a volte, perché effettivamente dicevamo poi di ansia, da malattia, se uno si addentra alla terza riga, già niente. Leggere la posologia e le modalità d'uso, Soltanto poi quello, tutto il resto, infatti tutto il effettivamente. Bravo. resto è tre, perché già la terza riga dici oddio. Ovviamente ne abbiamo parlato per ora di farmaci, ma poi ci sono adesso. Passami il termine, vanno di moda Gli tutti i rimedi integratori. naturali. In realtà, quali sono, insomma, qual è il giusto modo di approcciarsi a quello che è il rimedio naturale, che una volta era il rimedio della nonna, ma in realtà è qualcosa di un pochino più complesso. Beh, sicuramente affidarsi agli esperti o andare in erboristeria o anche in farmacie che spesso hanno anche il settore erboristico. Anche perché comunque è vero che magari in erboristeria si trovano tanti naturopati, ma anche persone laureate in scienze e tecniche erboristiche, proprio perché la scienza riconosce un effetto farmacologico comunque dell'integratore alimentare, comunque della fitoterapia, no? E infatti ci sono manuali interi che spiegano anche quali sono le controindicazioni. Pensiamo magari agli antidepressivi naturali come l'iperico e la grifonia, che vanno a potenziare l'effetto delle benzodiazepine, quindi comunque c'è da prestare attenzione. O anche la semplice liquirizia che va a alzare la pressione, quindi se abbiamo l'ipertensione, prendiamo i diuretici per abbassarla, questo va a creare una controindicazione, ecco. Quindi sicuramente affidarsi, ecco, non magari a internet o a Google, che possiamo usare per farci un'idea, ma poi sempre sentire il parere comunque di esperti, Anche ecco. perché il mondo, insomma, di cui tu ti sei occupata e ti occupi è il mondo in cui sono nati poi i farmaci, i rimedi, cioè Eh na sì. nascono proprio dall'ambito naturale, no? E tutti noi abbiamo visto film, letto storie in cui quello che andava bene fino a un dosaggio, poi ad un dosaggio magari diverso, con una minima variazione, provocava degli effetti veramente tossici. Assolutamente. Prendiamo l'esempio delle fibre. Le fibre alimentari hanno un effetto benefico sull'organismo, perché danno senso di sazietà, ci aiutano a controllare il picco insulinico, quindi ci aiutano a assimilare meglio il glucosio, e hanno un effetto spazzino a livello intestinale, quindi ci aiutano a eliminare le scorie, no? Il Ministero della Salute ha approvato gli integratori a base di fibre, ovviamente entro un certo limite, sia per favorire la motilità intestinale, ma anche appunto per favorire questo senso di sazietà. Adesso siamo alle porte di marzo, le giornate iniziano a allungarsi, fa un po' più caldo e le persone iniziano ad approcciarsi alle erboristerie o alle farmacie chiedendo dei dimagranti, che si dividono un po' in due categorie, sono i termogenici e quelli che aumentano il senso di sazietà. E appunto le fibre costituiscono questi integratori che aumentano il senso di sazietà, ma entro un certo limite, come dicevi tu, no? Quindi fino ai 6 grammi il ministero li approva. Solitamente si prendono 2 grammi prima di colazione, 2 prima di pranzo, 2 prima di cena, con abbondante acqua, proprio perché la fibra si gonfia a livello dello stomaco e occupa uno spazio, fa un po' l'effetto palloncino e quindi quando poi si va a mangiare si avverte prima il senso di sazietà. Cosa succede però se questo viene assunto in eccesso? C'è stata una dieta di moda negli ultimi anni che basava il suo credo sull'abuso di proteine e su quello di fibre, appunto, no? E consigliava delle specie di spaghetti, perché il formato era quello degli spaghetti, si chiama konjac, che è appunto a base di fibra di glucomannano.
E anziché appunto mangiare 50 o 100 grammi di carboidrati, si mangia 50-100 grammi di fibra, che insomma. Ecco, è un po' difficile poi, ecco. Quanto devi bere? Ecco. No, a parte il bere, ma poi lo stomaco che non è abituato a avere tutta questa fibra, insomma, ci sono persone che sono state male. Subito di stomaco, oppure chi ne assume con regolarità magari ha l'effetto contrario, anziché stimolare la motilità intestinale si Blocca tutto. blocca l'intestino, ci sono problemi digestivi, di meteorismo, insomma, e poi un eccesso di fibra ci impedisce l'assimilazione di minerali e vitamine importanti. Ecco, E quindi io cosa si Sandra, fa? ecco, su questo ti devo interrompere un Sì? attimino perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità, però torniamo prestissimo per finire questo discorso e soprattutto per parlare degli integratori sportivi. A tra pochissimo. Bentornati alle regole dello star bene. Allora, stavamo parlando con la dottoressa Capogrosso delle fibre, no? Di come bisogna stare attenti anche, perché è vero che fanno bene, ma un abuso può avere un effetto decisamente controproducente. Assolutamente sì. Il consiglio è quello sempre ovviamente di intraprendere un percorso per chi non ha le basi, ovviamente con un professionista della nutrizione e di fare dello sport. E poi, se è il caso, magari a periodi alterni assumere magari qualche integratore. Si decide Esatto. con la persona in base alla soggettività e ognuno ha le sue problematiche, le sue esigenze. Ecco, poi di non abusarne, poi torneremo ancora sul foglietto illustrativo, eccetera. Ma di solito sulla confezione c'è scritto, insomma, quanto prenderne Sì. e normalmente è sempre un pochino sottodosato, quindi magari anche solo attenersi a quello, perché non è che più ne prendiamo meglio fanno, perché c'è No. ancora un po' di questa idea, ecco, è come la frutta fa bene, ma se ne mangiamo troppa anche la frutta non è che fa tanto bene, No. quindi mi raccomando. Allora, adesso però io ci terrei a parlare di integrazione con la dottoressa Galfano, che ovviamente si occupa sia di nutrizione ma anche di sport e quindi ci può aiutare. Allora, innanzitutto, che cosa si intende per integrazione alimentare, soprattutto in ambito sportivo? Allora, quando parliamo di integratori alimentari c'è sempre molta confusione, però in realtà esiste una definizione ben precisa di integratore alimentare. Secondo l'articolo 2 della direttiva 2002/46 della Commissione europea, per integratore alimentare si intende un prodotto alimentare che è destinato a, appunto come dice il nome stesso, a integrare la dieta comune e che è caratterizzato appunto da una concentrazione, da un dosaggio ben concentrato di specifici nutrienti, quali ad esempio vitamine, minerali oppure altre sostanze che svolgono un'azione nutritiva o fisiologica, come ad esempio gli aminoacidi, gli acidi grassi essenziali, appunto le fibre, come abbiamo appena visto, oppure estratti di alcune erbe. Questi integratori possono essere sotto forma di monocomposti o pluricomposti, ovviamente secondo dosaggi preconfezionati. Ecco, ma Quindi, ecco, perché dobbiamo stare attenti, ecco, quando li utilizziamo? beh, intanto bisogna capire quando vanno utilizzati, qual è il loro scopo e invece quando non vanno utilizzati, quindi cosa non fanno in realtà. E questo è molto importante, perché poi potrebbe andare a unico beneficio, insomma, di chi ha come unico scopo quello di venderli. Allora, a cosa servono gli integratori? Fondamentalmente hanno tre funzioni specifiche. Intanto servono a correggere una carenza nutrizionale e qui dobbiamo specificare cos'è la carenza nutrizionale. A tutti gli effetti, un deficit nutrizionale è appunto una diagnosi medica, è una diagnosi clinica e viene effettuata dopo aver eseguito un dosaggio ematico di quella specifica sostanza. Se noi pensiamo di poter coprire tutti i nostri fabbisogni facendo un abuso di integratori, quindi un uso indiscriminato di questi prodotti, non stiamo facendo del bene alla nostra salute. Pensiamo alle vitamine. È vero che uno stato di ipovitaminosi, quindi una carenza di vitamina, non si associa ad uno stato di buona salute, ma è altrettanto vero che anche un eccesso di vitamine è a tutti gli effetti
un qualcosa di tossico per il nostro organismo. Poi veniamo al secondo punto. Un altro scopo, diciamo, per l'utilizzo di questi integratori è quello di mantenere un giusto apporto di alcuni nutrienti. E qui mi viene in mente, ad esempio, il soggetto che segue un'alimentazione totalmente vegana, che magari potrebbe avere la necessità di un apporto esogeno aggiuntivo, magari di vitamina B12, di ferro, di vitamina D, oppure un altro caso potrebbe essere il soggetto che soffre di una patologia a carattere allergico, oppure una malattia intestinale e che quindi si vede costretto a seguire una dieta di esclusione. E in questo contesto vi ricordo che qualsiasi dieta di esclusione, quindi chi è costretto, chi per scelta, insomma, in questo caso non dovrebbe essere fatto, si ritrova ad eliminare intere categorie di alimenti, aumenta enormemente il rischio di sviluppare una carenza nutrizionale. Oppure, se andiamo nell'ambito sportivo, mi viene in mente ad esempio il bodybuilder in alcune fasi specifiche della preparazione agonistica, in cui magari si ritrova a dover assumere un quantitativo, diciamo, superiore di proteine, a scapito di un apporto calorico tutto sommato molto ridotto, quindi in questo contesto potrebbe essere utile magari prevedere un'integrazione di proteine in polvere o magari di amminoacidi essenziali o ramificati. Quindi questo è lo scopo degli integratori alimentari. Cosa invece non sono? Sicuramente non sono dei sostituti di una sana e corretta alimentazione. Soprattutto non sono dei farmaci e quindi per questo motivo non devono essere né etichettati né commercializzati né pubblicizzati come un prodotto in grado di prevenire o curare una patologia, proprio perché non sono farmaci. Quindi bisogna stare attenti, da quello che abbiamo capito è che bisogna prenderli innanzitutto in determinate situazioni, dietro il consiglio di un professionista, non improvvisarci, anche perché il rischio è che A non ci servano, B ci possano anche fare del male e C che buttiamo via i nostri soldi, perché poi alla fine, come giustamente diceva lei, è ovvio che chi li crea, chi li mette in commercio ha la necessità di venderteli, no? E quindi è ovvio che tutto fa. Però bisogna capire se davvero c'è un reale bisogno. Perché io leggevo, dottoressa, magari lei mi smentisce, ma che è in crescita l'uso di questa integrazione, cioè un po' in tutte le fasce, tra l'altro. È vero, se consideriamo qual è il giro d'affari che muove il mercato degli integratori in Italia, solo in Italia praticamente muovono un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro, piazzandosi addirittura al primo posto in Europa, e neanche il Covid è riuscito a rallentare questa crescita esponenziale. Anzi, paradossalmente, proprio la paura del contagio, proprio la speranza magari di evitare appunto di contrarre il virus attraverso magari un potenziamento del sistema immunitario, ha portato tantissime persone comunque ad alimentare ancora di più questo mercato sempre crescente. Sì, mi viene in mente, c'è stato quel boom, la vitamina C e la vitamina D, cioè te la regalavano anche con i punti del supermercato, cioè era omaggio per qualunque cosa. Beh, una cosa importante, magari chi non ha un background scientifico, non sa qual è la differenza tra efficacia clinica e un risultato statisticamente significativo. Allora, vi faccio un esempio. Quando viene progettato uno studio scientifico, e questo non vale solo per gli integratori, vale un po' in generale anche per i farmaci, vale magari per un nuovo protocollo dietetico che deve essere testato. Ovviamente bisogna effettuare gli studi scientifici. Quando noi magari facciamo il nostro studio, tiriamo fuori dei risultati e li analizziamo dal punto di vista statistico, può venire fuori che il risultato è statisticamente significativo. Cosa ci dice questo parametro? Ci dice che due variabili sono associate tra loro. Ad esempio, una variabile può essere appunto il prodotto che stiamo testando, l'altra variabile può essere l'effetto che andiamo a ricercare. Bene, abbiamo stabilito che c'è l'associazione tra queste due variabili, però questo non è sufficiente quando lo andiamo a traslare all'attività clinica, quindi quando quel prodotto viene assunto da una persona in carne e ossa, perché in quel caso quello che conta è appunto l'efficacia clinica e non il numero statistico. Vi faccio un esempio ancora più alla mano.
Ipotizziamo ad esempio un farmaco, un integratore, un prodotto qualsiasi che potrebbe essere utilizzato per ridurre la pressione arteriosa. Bene, facciamo il nostro studio scientifico, viene fuori che il risultato è statisticamente significativo, poi lo andiamo a dare alla persona in carne e ossa ed è vero sì che quel prodotto abbassa la pressione arteriosa, però magari l'abbassa di così poco, tanto da non avere nessun effetto sulla salute in generale, magari da non arrivare a ridurre il rischio cardiovascolare di quel soggetto. Allora a quel punto è chiaro che quel prodotto non deve essere usato e non deve essere usato sia perché sarebbe un inutile spreco di denaro, ma c'è una motivazione ancora più grande per cui non deve essere utilizzato e può essere appunto pericoloso, perché una persona che si sente protetta nei confronti ad esempio dell'ipertensione arteriosa non va a ricercare poi una cura che sia realmente efficace e quindi mette a rischio la propria salute. Questo è vero per il farmaco, ma è altrettanto vero per l'integratore alimentare. Magari io mi sento protetto nei confronti dei virus, in realtà poi non lo sono e quindi mi espongo ad un rischio maggiore. Ah, è stata chiarissima, ecco, io la ringrazio perché credo veramente in questi 2 anni che siamo stati un po' tutti vittima, ecco, di questo tam-tam mediatico anche sull'uso dell'integrazione, perché l'abbiamo cercata un po' tutti, ecco, la magia, perché insomma, bene o male, la paura di cui parlavamo prima, un po' in questi 2 anni l'abbiamo avuta tutti, poi ovviamente non è stata magari in soggetti che hanno un loro equilibrio, ovviamente non ha portato conseguenze. Ma la paura l'abbiamo avuto tutti. Tornando ai nostri farmaci come i nostri integratori, ma un conto è usarli, un conto è abusarne e un conto è esserne dipendenti. Sono step diversi. Oddio, usarne, abusarne, esserne dipendenti. Beh, in un certo senso ci ritroviamo ad essere dipendenti dal farmaco se effettivamente sussiste uno stato di malattia, di patologia. È più il discorso dell'abuso, cioè, lo diceva prima, no? Cioè, purtroppo si commette ingenuamente le persone. Agiscono sulla base del fatto che sto male, ho un malessere, prendo il farmaco mi fa star bene, mi fa star meglio, allora più ne prendo meglio sto. Cioè, scatta un meccanismo, sì, in fondo molto, molto banale, molto ingenuo come, no? Lì sta molto a noi, ai professionisti della salute, dare quante più indicazioni possibili, educare, ma come del resto si fa in una trasmissione come questa, no? Cioè, informare il più possibile per far sì che il corretto uso, di cui possiamo esserne dipendenti se la patologia è grave, venga ad essere, effettivamente, un uso terapeutico e non sfoci in ciò che diventa appunto un abuso dannoso. Perché poi purtroppo sì, nessuno vorrebbe prendere farmaci, cioè, ci piacerebbe vivere 100 anni di perfetta salute. Non è così perché tutti ci ritroviamo a prendere farmaci durante l'arco della nostra vita. Farmaci che sono miracolosi, tra virgolette, perché ci hanno allungato enormemente la vita. C'è un dato che mi trovo spesso a citare che è impressionante. Noi siamo 6-7 miliardi di persone sul pianeta. 2000 anni fa quanti eravamo invece? No? Pochissimo. Non arrivavamo a 300 milioni, cioè quindi 2000 anni fa. Impero romano massima espansione, c'era l'impero cinese, Babilonia, cioè c'erano già grandissime civiltà che ci sembrano, no, popolose quanto la nostra, invece erano solo 300 milioni su tutto il pianeta e questo esponenziale ampliamento della popolazione è stato dovuto essenzialmente ai progressi che la medicina ha fatto. Soprattutto negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo e mezzo, se si vedono gli istogrammi statistici, epidemiologici, si vede che con l'avvento degli antibiotici, penicillina e altre categorie di farmaci,
C'è stato un drastico abbassamento, ma drasticissimo abbassamento della mortalità infantile. Cioè proprio la selezione naturale è stata in fondo bloccata. Poi vabbè, sorgono problemi etici perché ormai praticamente ne siamo troppi per il pianeta che abitiamo, in un certo senso, in senso oggettivo. Resta il fatto che ognuno di noi vorrebbe vivere una vita il più possibile sana, insieme ai cari, quindi cioè, vorremmo che le persone che amiamo vivano altrettanto bene, e questo ce l'ha dato la medicina con i suoi grandi progressi. Per cui in questo senso, se vogliamo continuare così, dobbiamo continuare a dipendere, tra virgolette, però ne parlavamo la primissima volta che venni, cioè le dipendenze esistono, noi dipendiamo affettivamente dalle persone che amiamo, dipendiamo dal cibo che mangiamo, dall'aria che respiriamo che deve essere sana, dipendiamo anche dai farmaci se vogliamo vivere bene. Ma se questo utilizzo, che può essere del farmaco, come anche degli affetti, come anche del cibo, è sproporzionato, allora diventa una dipendenza patologica. Sì, quindi si tratta sempre, equilibrio, ecco, dottore. Si tratta sempre di quei piatti della bilancia che devono essere sempre in un armonico, se non armonioso, stato dinamico. No, ma infatti io concordo con lei e assolutamente non vorrei che passasse l'idea che questa sera vi diciamo di non prendere i farmaci, anzi vedremo poi più avanti come ci sia anche all'opposto chi proprio i farmaci non vuole mai prenderli, e quindi è anche quella una condizione senza che non va bene, che va combattuta. Quindi noi stiamo questa sera cercando di guidarvi a un uso responsabile, attento, di quello che è un supporto fondamentale per la nostra salute, anche nell'integrazione che quello dicevamo. Quello che ha appena detto, dottoressa, rimanda ancora al disturbo d'ansia da malattia, perché ci sono persone che agiscono in modo ossessivo alla ricerca di un controllo continuo per il timore di ammalarsi. Altri, e non sono pochi, un numero importante, agisce con evitamento. Cioè quelle persone che non vanno mai dal medico, che non li vogliono vedere, ci sono persone che non entrano in ospedale, anche se gli è nato il figlio, ma o il nipote, no, io in ospedale non ci entro, perché i medici, perché le persone con il camice bianco vade retro, è una reazione anche lì difensiva, di evitamento, ma che nasconde un'ansia, una fobia della malattia, quindi anche ciò che rappresenta la cura di per sé è qualcosa da evitare. Quindi è un po', diciamo, un'altra faccia della stessa medaglia. È riconosciuto, cosa, sì. Le due manifestazioni di un disturbo d'ansia da malattia. Tornando quindi alla nostra farmacia, ecco, tra ovviamente i vademecum che dobbiamo dare sono quelli delle ricette, perché una volta era più facile, cioè una volta il medico ci faceva la ricetta, venivamo in farmacia e gliela davamo e lei ci dava il farmaco. Adesso sono cambiate un po' le cose, non c'è più un tipo di ricetta, ce ne sono due, poi la possiamo avere sul telefono e quindi diventa da un lato è per semplificare, ma adesso le chiedo se ha semplificato oppure no. Insomma, ecco. Allora, tieni comunque conto che due sono i tipi di ricetta fondamentali. Una è quella russa, quella che una volta scriveva a mano il medico, che oramai dal 2016 è sostituita dalla ricetta elettronica, che sono quelle che si possono mandare anche sul telefono. Quelle sono le ricette che si usano per prescrivere i farmaci, che si utilizzano per curare patologie gravi, il diabete, l'asma, l'ipertensione. Sono tutti farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale, quindi il paziente con queste ricette paga solo il ticket, una piccola differenza poi a seconda del tipo di farmaco e della regione. Sono ricette che valgono 30 giorni, quindi è inutile farsi scorta di ricette e tenersele a casa perché scadono. Quindi valgono 30 giorni e poi le tratteniamo noi perché dobbiamo apporre le fustelle.
L'altro tipo di ricetta invece è quella bianca. La ricetta bianca viene utilizzata per prescrivere farmaci che sono invece a carico del cittadino. E sono le ricette ripetibili, quindi quelle che si utilizzano, che noi timbriamo e restituiamo a voi pazienti, che potete riutilizzarle per un tot di mesi, un numero di volte preciso. Oppure ci sono invece quelle non ripetibili, che come dice la parola si utilizzano una sola volta, le tratteniamo noi, generalmente sono quelle utilizzate per comprare sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque ansiolitici, insomma quelli un po' più... Sì, che non è il caso che uno se la tenga in casa e quando ha bisogno, no. È che meglio che torni dal medico, sì, a farsela prescrivere. A farsela riscrivere, direi, ecco, sì. Il senso poi è anche quello, ecco, perché... se è necessaria una prescrizione medica, se non è un farmaco da banco, insomma, un motivo ci sarà, perché credo che invece ci sia a volte la pretesa di avere il farmaco anche senza la ricetta. Guarda, questo vale soprattutto per gli antibiotici. Spesso arrivano e dicono voglio l'antibiotico perché mi è venuto come l'altra volta le placche, ma l'antibiotico è un farmaco estremamente importante, va preso solo esclusivamente dietro prescrizione medica e su consiglio e visita di un medico. Come dicevi tu all'inizio, si va incontro, se lo si assume per un numero ripetuto di volte, cioè si va incontro a una farmacoresistenza, cioè l'antibiotico non ci fa più effetto, bisogna aumentarne le dosi, bisogna cambiare tipo di antibiotico perché i nostri batteri risultano più forti, più resistenti, quindi siamo costretti poi a dover cercare un antibiotico che ci funzioni, perché quello utilizzato n volte non funziona più. E questa dell'antibiotico resistenza è un grosso problema, perché si realizza negli adulti ma anche nei bambini, perché credo problema. Che nei bambini anche lì, cioè, per volte quello che tante volte noi non siamo cattivi quando diciamo no, non ve lo diamo senza la ricetta. No, siete cattivi, perché la percezione è quella. Lo so, la percezione è quella, ecco, che lo pensa so. A te. Ecco. Però c'è dietro... Cioè, c'è tutto dietro una spiegazione, c'è tutto dietro una logica, non ve lo diamo perché è giusto che il medico visiti, decida lui se è necessario l'antibiotico, magari è necessaria una cura antinfiammatoria di 2 o 3 giorni e poi evitare l'antibiotico. Purtroppo chi è in uno stato di disturbo d'ansia da malattia e il medico gli dice ma guarda che non ne hai bisogno... Non ci crede e cercherà di giocarsi la carta del farmacista. Sì, ecco, e a questo punto la carta invece di internet, si possono acquistare i farmaci online? Perché adesso... Allora, le farmacie online esistono, ma possono vendere per legge solo i farmaci che non richiedono la ricetta del medico. Ah, quelli da banco. Quindi farmaci da banco. Attenzione anche alle farmacie illegali, c'è un mondo online di siti che vendono farmaci. Mi raccomando, devono essere farmaci che non richiedono la ricetta, devono essere farmaci... La pagina per esempio della farmacia deve avere un logo in alto che è un marchio europeo di riconoscimento. Questo sta a significare che il Ministero della Salute ha autorizzato quella farmacia a vendere farmaci online. Quindi attenzione alle farmacie illegali, attenzione alle truffe, attenzione ai tipi di farmaci che vendono. Eh sì, perché il rischio è di acquistare un prodotto che poi ci faccia del male, perché abbiamo detto la tossicità, no, del il farmaco può essere altamente tossico, ecco, quindi, se utilizzato, ecco, in modo errato. Ecco. Tornerei a questo punto un attimo dalla dottoressa Galfano, perché questo problema credo che ci sia anche per quanto riguarda gli integratori, cioè io credo che ancora di più se noi apriamo, digitiamo, non so, integratore per la vitamina C, in internet ci vengono 5.000 pagine. Ecco, che criterio dobbiamo usare? Perché lì veramente brancoliamo nel buio, cioè non... Allora, in medicina noi usiamo dire che bisogna agire con scienza e coscienza, quindi diciamo con giudizio, e questo significa non temere gli integratori alimentari, perché magari alcuni pensano che si tratti di doping o si tratti di prodotti che facciano male al fegato, ai reni o quant'altro, altri al contrario ne fanno un abuso inutile e anche pericoloso. Parliamo banalmente di, che ne so, della vitamina K.
Se sentiamo vitamina, pensiamo subito a un qualcosa di buono e qualcosa di positivo che ben venga. In realtà non è sempre così. Se andiamo ad analizzare qual è il ruolo di quella molecola, scopriamo che in realtà la vitamina K ha un'azione fondamentale nella regolazione della coagulazione del sangue. Quindi è assolutamente controindicata in pazienti che assumono già una terapia con anticoagulanti orali, perché andrebbe ad alterare l'efficacia del farmaco stesso. Oppure parliamo dell'integrazione sportiva. Un prodotto tantissimo utilizzato in ambito sportivo è la creatina, che poi è un prodotto realmente efficace per quanto riguarda diciamo, riesce a migliorare la performance atletica se assunto nel giusto dosaggio e con la giusta, insomma, con i giusti protocolli, riesce appunto a migliorare la performance atletica, soprattutto quando andiamo a svolgere un esercizio ad elevata intensità. Però la creatina non può essere data indiscriminatamente a tutti. Ci sono ad esempio delle controindicazioni che sono il diabete, il disturbo bipolare, le malattie renali. È stato visto anche che la creatina può interferire con l'utilizzo di alcuni farmaci nefrotossici. Quindi fate attenzione quando ascoltate il consiglio del personal trainer o quando ascoltate il consiglio del vostro compagno di allenamento, perché non sono dei sanitari, non possono conoscere la vostra storia clinica e magari conoscono solo gli effetti positivi di quella molecola, ma non conoscono gli effetti negativi, non sanno le controindicazioni, non conoscono le varie interazioni tra i diversi farmaci e i diversi integratori. Quindi è importante fare attenzione. Perché a Ecco. maggior ragione, essendo dei prodotti che non necessitano della prescrizione medica, possono essere acquistati liberamente da chiunque, banalmente anche al supermercato, su internet. Su internet ormai si trova veramente di tutto, anche prodotti non regolamentarizzati. Ecco, allora adesso andiamo un attimino in pubblicità, dottoressa, poi volevo tornare da lei, magari se ci dà qualche consiglio su come sceglierli, cioè perché ci sono 5 milioni di marche, magari. A che cosa dobbiamo stare attenti o magari che cosa non scegliere, ecco, quali sono gli elementi. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Bentornate alle regole dello star bene. Allora, io richiamerei la dottoressa Galfano proprio per, dicevamo, aiutarci un po' a capire come non scegliere certi integratori, insomma, che cosa dobbiamo stare attenti? Cioè, i nostri telespettatori che sono degli sportivi, perché in questi 4 anni di regole dello star bene sono diventati tutti sportivi, palestrati, vanno a camminare, a correre, quindi hanno bisogno di integrazione, ma dove la prendono? Ecco. Allora, la domanda è giusta. Hanno bisogno di integrazione? Vediamo un attimino, perché spesso, soprattutto in ambito sportivo, crediamo di aver bisogno di chissà quali integratori. In realtà, poi il nostro organismo ha già al suo interno tutte le sostanze di cui ha bisogno, sia per la crescita muscolare, sia per la resistenza, sia appunto per favorire il recupero. Quando parliamo di integrazione è importante la parola personalizzazione. Questo qua deve essere proprio l'obiettivo, deve essere al centro di questa discussione, perché ci sono tantissime vitamine, ci sono dei minerali che presentano un diverso fabbisogno sia tra uomini e donne, sia anche magari nelle diverse fasi della vita. Ad esempio, prendiamo la donna in uno stato fertile che ha un maggior fabbisogno di ferro, ovviamente per andare a coprire le perdite che avvengono appunto in relazione alla mestruazione. Oppure la gravidanza e l'allattamento sono altre due fasi in cui la donna necessita di un maggior apporto di alcuni macro e micronutrienti, come ad esempio proteine, ferro, zinco, acido folico. Questo ovviamente per sostenere la crescita dei tessuti sia fetali che materni e per sostenere la produzione del latte materno. Oppure ancora parliamo della menopausa. La menopausa è una fase in cui è importante mantenere, diciamo, preservare la salute delle ossa e questo può essere fatto anche attraverso un adeguato apporto di calcio, di vitamina D, di fosforo e di vitamina K. Quindi per quanto riguarda i vari dosaggi non abbiamo un
un unico protocollo che può essere valido per tutti. Ciascuno di noi ha un proprio fabbisogno che deve essere ovviamente valutato e poi in funzione della gravità di quella carenza nutrizionale e di quanto è importante correggerla nel più breve tempo possibile, andremo ad adottare dei protocolli di integrazione che possono essere più o meno aggressivi. Se invece parliamo dell'ambito sportivo, è vero che diciamo, esistono dei protocolli un po' più standardizzati. Ad esempio, torniamo alla creatina che dicevamo prima, ovviamente il corretto dosaggio è 3 grammi al giorno e questo è vero a prescindere dal peso corporeo, è vero a prescindere dal sesso oppure magari dal tipo di sport praticato. Altri integratori che potrebbero essere utili e che hanno dimostrato un'efficacia clinica sono ad esempio la caffeina, ma quella non è necessario prenderla necessariamente sotto forma di compresse perché abbiamo il nostro buon caffè, che insomma ha anche un sapore più gradevole. O la carnitina, ad esempio, la carnitina è un altro integratore che può essere utile, anch'essa è una molecola che è già presente nel nostro organismo. Questo vale un po' per tutta l'integrazione sportiva. Praticamente altro non fa che andare ad esaltare una funzione fisiologica, qualcosa che il nostro corpo farebbe ugualmente, magari ad una velocità diversa o magari ad un'intensità diversa. Quindi dicevamo la carnitina che può essere utile perché è praticamente una molecola che serve a veicolare gli acidi grassi e li porta fino al mitocondrio dove possono essere utilizzati come fonte di energia. Oppure mi vengono in mente le maltodestrine e le proteine in polvere, che sono praticamente dei sostituti da una parte appunto delle proteine che assumiamo con gli alimenti, d'altra parte dai carboidrati, mi viene in mente magari l'integrazione per un ciclista, e quindi possono trovare una loro utilità quando magari l'apporto calorico da un lato può essere magari eccessivamente basso e quindi se io devo introdurre tutte quelle proteine attraverso gli alimenti, necessariamente introduco anche magari un apporto eccessivo di carboidrati o di grassi. Oppure le maltodestrine nel caso del ciclista che magari deve seguire una dieta da 5.000-6.000 calorie e quindi necessita appunto di queste integrazioni di carboidrati che sono ovviamente più digeribili. Io ho pazienti a cui ho dovuto prescrivere diete anche da 5.000-6.000 kcal e ovviamente insomma farlo solo attraverso gli alimenti in alcuni casi può creare dei problemi a livelli digestivi e quindi Era un po' insomma. impegnativo, ecco, no? Esatto. Come avere il cenone di Capodanno, di Natale tutti i giorni, Tutti i ecco, quindi. giorni e sfiderei chiunque ad allenarsi poi a queste condizioni. Ecco, sì, quindi assolutamente personalizzazione, quello che dicevamo anche qua in studio, anche con la dottoressa Capogrosso, cioè quella di rivolgersi a un professionista. Ecco, dicevamo, dottoressa, arriva l'estate e abbiamo detto abbiamo i dimagranti, ma abbiamo anche i drenanti, Drenanti. anche Per il quelli. Quindi, settore femminile principalmente, qua da sì. un punto di vista naturale, come Sì. siamo messi e a che cosa dobbiamo stare attenti? Bene, anzitutto diciamo come mai c'è questa necessità, no? Il caldo ha un effetto vasodilatatore sui vasi e quindi crea un po' di stasi linfatica, soprattutto per appunto il genere femminile che ha anche la pressione sanguigna un po' più bassa, però anche non solo, anche proprio per fattori ormonali che ci predispongono a questo tipo di disturbo. Quindi la prima cosa che si fa solitamente appunto è pensare a un drenante, no? Quando, vabbè, bisognerebbe sempre assicurarsi che l'alimentazione comunque sia equilibrata, non ci siano eccessi né di sali né di zuccheri perché questo creano ritenzione. Fare sempre attività fisica, muoversi, anche comunque camminare tutti i giorni, questo crea comunque un effetto benefico sul sistema linfatico e quello sanguigno. E poi, in alcuni casi, perché no, a cicli, ma non sempre, si può assumere dei drenanti, non sempre perché comunque poi dopo un po' non fanno neanche più effetto e quindi questo appunto sarebbe bene esclusivo appunto solo dei venditori, no? Diciamo che non solo la dieta e l'alimentazione sono fondamentali, ma quando si parla di drenaggio, bisogna anche stare attenti ad assicurarci che assumiamo abbastanza acqua, Grazie.
che quello è un po' il nodo cruciale un po' di tutti, un po' perché non mi piace l'acqua, si fa fatica a bere, mi devo portare la bottiglia, però poi non posso andare in bagno, quindi ci sono problematiche di ogni tipo, no? E quindi a volte il drenante, come anche la tisana, viene utilizzata proprio per indurre le persone anche a bere, no? Quindi si consigliano appunto i due misurini, che sono 40 ml di vari tipi di piante, pirosella, ortosifon, betulla, che vanno aggiunti appunto a questi bei bottiglioni d'acqua, così uno sa che se le deve bere. E quindi già di per sé bere tanto aiuta comunque a favorire comunque insomma l'espulsione di liquidi, ecco. In più queste piante funzionali aggiungono questa proprietà, rendono l'acqua più gradevole e quindi si beve molto volentieri. Il rischio qual è dell'abuso è che comunque possono abbassare la pressione, e già tendenzialmente noi comunque femmine abbiamo questo tipo di problema. E poi soprattutto andando nella stagione calda. Esatto. E quindi questo, insomma, bisognerebbe evitare di abusarne, quindi di dire le prendo da maggio fino a settembre. Bisogna magari valutare anche altre cose che hanno un effetto benefico sulla ritenzione, come lo stare nell'acqua, quindi nuotare, oppure mettere delle calze a compressione graduata, o farsi fare dei massaggi che fanno bene un po' per lo stress. Per tutto, ma soprattutto vanno anche in maniera mirata a lavorare sui punti proprio di stasi linfatica, e danno anche un beneficio magari per tutta la settimana, al contrario del drenante che bisogna assumerlo tutti i giorni, ecco. No, e che poi diventa anche lì una routine, un'abitudine, esatto. Per cui poi io l'acqua non la bevo più, perché o sa di tisana, oppure se acqua normale non la bevo, esatto. Anche lì diventa poi un meccanismo, che poi anche lì bisogna capire perché lo prendono il drenante, se è solo per sgonfiarsi o per dimagrire, perché poi ci esatto. Sono tutte queste anche... C'è anche un po' di confusione, sì, persone che dicono di essere gonfie e invece comunque è adipe appunto, oppure che insomma pensano che sia ritenzione, e anche in quel caso vabbè, può essere solitamente sempre una condizione mista, ecco. È logico che l'integratore anche qui non ha l'effetto della pozione magica, quindi se dobbiamo comunque perdere 20-30 kg è normale che l'integratore non basta, e che la dieta e lo sport sono assolutamente insostituibili, ecco. La pozione magica non esiste in questo senso. Perché c'è proprio poi questa idea del fatto che perché è naturale, perché arriva da una pianta, mal che vada non mi fa male, cioè questa in realtà no. Cioè, no, mal che vada ti può fare anche tanto male. Ecco. Ma ci sono delle persone allergiche anche, ecco. Tantissime persone allergiche alle graminacee, che poi hanno le contaminazioni crociate con comunque frutti, con le piante, e quindi insomma ci sono problemi di pruriti, di mucose che si gonfiano, che... E poi sì, comunque in ogni caso, come l'abuso anche di un alimento ci porta ad avere delle intolleranze, magari dei disturbi digestivi, anche l'uso prolungato delle piante può dare questo tipo di problema, assolutamente sì. Quindi assolutamente anche in questo caso dobbiamo stare attenti, e vedremo anche imparare anche a leggere un po' le etichette. Ecco, su questo poi torniamo sulle nostre etichette. Invece a bomba andrei sul bugiardino, ecco, che già si chiama bugiardino, dicevamo prima fuori onda, già il fatto che si chiami bugiardino non ci piace troppo, però... A che cosa dobbiamo stare attenti guardando il foglietto illustrativo? Allora, il bugiardino, il foglietto illustrativo, deve comunque essere letto attentamente, ma senza allarmismo, perché ci dà delle informazioni base sull'utilizzo del farmaco. È un po' una guida all'uso corretto. La prima parte riguarda il principio attivo, riguarda gli eccipienti, sono elencati tutti, quindi le persone allergiche possono leggere se ci sono le sostanze che devono evitare. La prima parte indica il motivo per cui il farmaco deve essere assunto, le patologie che servono che questo farmaco cura, la posologia, quindi quando prenderlo, come prenderlo, come conservare questo farmaco, sono indicate le controindicazioni,
gli effetti collaterali. Anche lì bisogna leggerlo con attenzione, ma senza spaventarsi, perché teniamo conto che comunque una ditta deve per legge indicare sul foglietto illustrativo tutti gli effetti primari, secondari che questo farmaco ha avuto, ma non è che si verificano tutti in tutti i pazienti che assumono quel farmaco. Certo. Quindi leggerlo, ma con assoluta tranquillità e soprattutto, insomma, leggendo le parti più interessanti. Ecco, mi viene da pensare, a volte la posologia indicata però è diversa rispetto a quella che ci ha magari prescritto il medico, perché anche lì dobbiamo sempre tener conto di quella del medico. Assolutamente sì, ecco. E se avete qualche dubbio venite in farmacia e chiedete a noi. Ecco, no, perché anche quello a volte, dicevamo, anche come l'integratore, anche il farmaco magari per una determinata caso ha una prescrizione che è leggermente diversa. Sì, certo, il medico personalizza la posologia per il paziente. Ecco, qua è per sottolineare una fiducia nei confronti del medico, perché se siete andati al medico, vi ha visitato, vi ha dato delle indicazioni terapeutiche, quelle vanno rispettate. Fidatevi, anche perché se lo fate un giorno, poi il secondo giorno già cambiate il dosaggio perché secondo voi non va bene, poi non guarite, insomma, voglio dire, una motivazione in quel caso c'è. Un'altra mia domanda che mi viene in mente, ci sono i famosi farmaci equivalenti. Ecco, ma sono equivalenti vuol dire che sono in tutto e per tutto la stessa cosa? Ecco, come funziona? Allora, il farmaco equivalente è per legge uguale in principio attivo, in forma farmaceutica, in dosaggio, quindi in posologia, al farmaco originale. Cambiano gli eccipienti, che sono, come ti dicevo prima, quelle sostanze che vanno a costituire la compressa, e la tecnologia, quindi gli impianti, le ditte produttrici, gli impianti. Tenete sempre conto che il farmaco generico equivalente ha la stessa efficacia del farmaco originale. Costa di meno, costa anche il 20% in meno, ma questo non dipende, non è legato alla qualità del farmaco né alla sua efficacia, è tutta una questione di brevetto. Per essere un po' più chiara, tieni conto che quando una ditta mette in commercio un farmaco ci impiega anche 7-10 anni, con studi clinici lunghissimi e soprattutto un dispendio economico importante. Al termine di questi studi mette in commercio il suo farmaco con un brevetto che ha una durata di 10 anni. Quando questo brevetto scade, tutte le altre ditte possono copiare questo farmaco, però hanno sicuramente tempi di studi con tempi ridotti rispetto alla ditta originale, hanno costi di produzione inferiore rispetto alla ditta originale e quindi mettono in commercio tutti questi generici che costano di meno, ma l'efficacia è la stessa del farmaco originale. Ecco, quindi possiamo fidarci, perché io ho sentito più di una persona dirmi no, io prendo quello originale perché funziona non meglio. Non è che l'equivalente è taroccato, no. Ecco questo, perché poi no. c'è questa cosa qua. No, se ovviamente lo trovate in farmacia, il medico, risparmiate qualcosina, tutto sommato. Oppure ti dicono anche, qua forse può intervenire il dottor Di Biagio, a me l'originale, tra virgolette, fa effetto, l'equivalente no. Ecco, qui entra in campo probabilmente quello che dicevamo prima. Assolutamente sì. Ecco, assolutamente sì, perché dovrebbe entrare nell'ambito di quelli, perché prima abbiamo citato gli effetti nocebo, cioè di quelle condizioni che per suggestione ci possono fare avvertire uno stato di malessere, di malattia o di dolore. Così come ci sono gli effetti invece placebo, qui succede qualcosa di simile, no? Cioè praticamente è molto interessante notare quanto questi due aspetti, questi due estremi vengono giocati anche lì dove c'è un'oggettiva malattia, perché quanto più noi siamo rilassati, quanto più noi siamo in contatto con noi stessi, tanto più riusciamo oggettivamente a valutare il nostro effettivo stato di salute. Come dire, un dolore, se io lo vivo con una predisposizione psicologica molto negativa, ovviamente lo sentirò molto di più.
E l'effetto del farmaco sarà relativo, non lo sentirò così intensamente come invece potrei sentirlo se fossi completamente rilassato. Lì gioca appunto la suggestione di un farmaco che ci viene dato e costa di più e, quindi come vale dire, psicologicamente siamo indotti a pensare che avrà un effetto maggiore, quindi ci rilassiamo di più, lo assumiamo e ci sentiamo già meglio all'atto, sì, stesso in cui l'abbiamo assunto. A me capita sempre quando ho il mal di testa, che io soffro di forti mal di testa, io ho appena finito di bere, già va meglio. Ecco, lì quella, poi effettivamente ci vuole il tempo. Il placebo è fantastico. Studi, insomma, è acclarato che questo è un tipico esempio di come a volte le persone probabilmente, ecco, chi gioca tra virgolette, chi si trova a dire il farmaco originale, quello con il brevetto, quello con l'etichetta più in mi fa bene, il generico non tanto, evidentemente molta parte di quella sofferenza, di quel dolore che sente, in qualche modo indotta da una sua maldisposizione a far attivare dal suo stesso organismo quelle capacità che abbiamo sempre di mitigare il dolore, come di superare anche le malattie, no? Insomma, il discorso di un sistema immunitario, di un sistema endocrino, ecco, c'è sicuramente tutto connesso in termini sistemici, per cui quanto più siamo in una condizione di attivarci e di reagire positivamente, tanto più efficacia faranno anche i farmaci che assumiamo. Sicuramente, anche ecco, quello è molto molto importante, ecco, avere un atteggiamento attento nell'utilizzarlo, ma un atteggiamento anche positivo. Ordinato, ecco, perché anche lì chi si dimentica di prendere le pastiglie, penso che ci siano questi casi, o non sanno dove le hanno messe, o fanno confusione, ecco, quei porta pastiglie, voi li consigliate come farmaco? Perché io penso che se tu ne hai un tot che magari sono diverse tra di loro, sono di colori diversi, diventa difficile usarlo, ecco. Sì. Quindi meglio utilizzare le confezioni, sì, come dicevi piuttosto prima. Piuttosto scrivere sulla sopra. Confezione mattino, sera, ore 8, ore 20, ma se uno ha una terapia con tanti farmaci, i portapillole sono un po' confusionari. Sì. Ecco, perché anche quella è una cosa che potrebbe magari essere sciccosa, andare di moda, ma in realtà poi bisogna sempre stare attenti. Dottor Di Biagio, mi veniva in mente, prima sentendo parlare dell'integrazione sportiva, anche un altro cortocircuito, in quel caso dell'integrazione, è che ci sono alcuni sportivi, non ad alti livelli, ma comunque lo sportivo, che se non assume l'integrazione, se non assume l'aiuto, ha la sensazione di non poter raggiungere il risultato. Anche questa è un'alterazione. Ma credo che rientri nell'ambito di quello che abbiamo detto un attimo fa. Le condizioni di grande concentrazione che sono necessarie per estrinsecare all'atto di una prestazione così intensa e momentanea quale quello appunto della gara, inevitabilmente comporta il bisogno di essere concentrati al massimo, e se il corredo che abbiamo anche di ritualità coincide, ecco, noi ci riusciremo a concentrare meglio. Ecco, sportivi, era Borg, il tennista, che tutte le sere doveva, non so quante racchette avesse, ma le doveva controllare tutte quante a uno, aveva tutta una ritualità anche ossessiva, vicina all'ossessione, però anche lì era necessario per lui per ottenere quel livello di concentrazione che lo portò a vincere, non ricordo quanti, insomma uno dei più grandi campioni di tennis che si ricordi. Con il farmaco è qualcosa di simile probabilmente, no? Quindi assumerlo sapendo di averlo
sapendo di averlo assunto nel modo giusto, ecco, fa parte di una ritualità. Ecco, e sì. L'essere umano sicuramente vive di ritualità, no? Perché c'è una componente simbolica dietro la ritualità che inevitabilmente può fare anche la differenza rispetto a quelli che sono i nostri bisogni di sicurezza. Ecco, lei ha nominato il tennis, inevitabilmente mi è venuto in mente Djokovic, no? E tutto quanto è successo per il discorso del vaccino, ma perché un po' in base al discorso che facevamo questa sera, no? Lui dice che lui ha rifiutato il vaccino perché era qualche cosa che lui doveva mettere nel proprio corpo e lui questa cosa non la voleva, no? E quindi anche qui il fatto di non accettare quello anche qua, che poteva essere un farmaco, un rimedio di fronte a un qualche cosa, ecco, anche lì probabilmente c'è una componente di non voler fare entrare qualcosa nel proprio corpo che alteri un po' le nostre strutture. Perché il discorso del vaccino è attualissimo ed è spinosissimo, purtroppo. Lo so, è difficilissimo adesso, però mi veniva in mente, ecco, per questo discorso, perché ho letto questa cosa, che la spiegazione era di rifiutare il fatto che venisse inserito, tra virgolette, nel proprio corpo un qualche cosa che lui riteneva non necessario, che magari avrebbe alterato anche le sue prestazioni, eccetera, eccetera. Questo, in ecco, un certo senso è quello che un vaccino fa, cioè è un agente esterno che poi vabbè, magari le dottoresse lo possono spiegare meglio di me, è come mettere un virus completamente debole che il sistema immunitario può subito riconoscere e aggredire in quanto debole, lo sconfigge subito e nello stesso tempo ha messo in moto quella capacità mnestica del sistema immunitario, tale per cui se entrerà, se si avvicinerà, entrerà quello più attivo, comunque pronto per la reazione che serve. Ma sono sempre stati così i vaccini, infatti, cioè, assolutamente, certo, certo. Dall'alba, da quando ci facemmo noi il vaiolo, magari le dottoresse non ce l'hanno, che sono giovani, noi che siamo marchiati con il vaiolo, ma si faceva veramente raccogliendo le croste dei malati, erano veramente proto vaccini rispetto a quelli che adesso sono messi in circolazione, che forse spaventano, suppongo, perché hanno un livello di sofisticazione talmente specialistico e talmente quasi fantascientifico, tra virgolette, che scattano poi meccanismi di diffidenza. Qui poi credo abbia molto a che fare anche con delle trasformazioni culturali che ci sono all'interno della nostra società, perché una volta il medico era una figura quasi sacra, tra virgolette, no? Per cui c'era il detto, dai, non te l'ha ordinato il medico, cioè qualcosa che si può fare o non si può fare, perché quando parlava il medico, cioè, la scienza aveva una credibilità dogmatica, era un'autorità culturale assolutamente indiscutibile. Oggi invece le cose sono cambiate per tanti motivi. È stato sostituito da internet, cioè quello che ha detto adesso, questa verità è detenuta da quello che c'è in rete, in cui chiunque può dire qualunque cosa e purtroppo questo può essere utilizzato. Il sapere non è più contenuto e gestito dalle accademie scientifiche, c'è una proliferazione di informazione che da un lato è utile, può essere utile, ma anche lì gli eccessi possono portare a delle distorsioni del dato di realtà. Ecco. Bene, direi che su questo andiamo un attimino in pubblicità e poi torniamo ancora qua alle regole dello star bene. Bentornati alle regole dello star bene. In questo viaggio che stiamo facendo sull'uso, diciamo, e l'abuso dei farmaci, abbiamo visto come un posto importante abbiano gli integratori, perché tutti abbiamo usato integratori di tutti i tipi e soprattutto integratori in ambito sportivo. Vorrei tornare quindi alla dottoressa Galfano perché volevo chiederle. Allora, abbiamo visto come sicuramente bisogna stare attenti a avere un uso che sia guidato, ma
quali sono quelle integrazioni che danno effettivamente le controindicazioni maggiori? Perché abbiamo visto come alcuni dicono magari fanno male al fegato, fanno male ai reni, però se ci sono alcuni per cui dobbiamo magari avere un'attenzione maggiore. Allora, in realtà non dipende dall'integratore in sé per sé, dipende più che altro dalla nostra condizione fisica. Parliamo ad esempio, come dicevamo prima, della caffeina, che è un integratore spesso utilizzato anche in ambito sportivo. La caffeina è assolutamente innocua. Ovviamente se io ne faccio un abuso, quindi ne assumo una quantità che supera il dosaggio consigliato, posso andare incontro magari ad insonnia, tachicardia, e alterazioni del sonno, appunto, stati d'ansia. Quindi questo è ancora più vero se io di base soffro magari di una patologia cardiovascolare o di un'alterazione magari dell'equilibrio elettrolitico che mi predispone ancora di più alle aritmie cardiache. Quindi bisogna sempre partire dalla persona, bisogna sempre partire dallo stato di salute iniziale. Ok, quindi non è tanto il farmaco che noi andiamo ad utilizzare, ma sostanzialmente, cioè l'integratore, ma sostanzialmente le condizioni in cui si trova la persona. E poi abbiamo detto anche quello per cui servono sostanzialmente questi farmaci, l'utilizzo. È vero che tu hai citato prima un paio di sport, perché hai citato il ciclismo e il bodybuilding, che sicuramente fanno larghissimo uso di questo, ecco, proprio ad hoc li hai citati. Paradossalmente, per tornare anche un po' a quello su cui insomma parlavate poc'anzi, sull'effetto nocebo, sull'effetto placebo, vi racconto un piccolo aneddoto di un mio paziente. Praticamente questo ragazzo mi scrive: dottoressa, la ringrazio per avermi prescritto un integratore di omega 3, perché da quando io prendo quella compressina vado in palestra, mi alleno e mi sento molto più forte, mi sento molto più energico. Beh, in realtà non era quello l'obiettivo, non è quello l'effetto di quella molecola, quindi sono stata un po' indecisa se istruirlo o meno, perché magari andavo a rovinare quell'effetto benefico che aveva da un integratore, nonostante il motivo per cui lo assumesse non era specificatamente quello. Ecco. Un'altra diatriba è anche il timing a volte nell'assunzione di questi integratori, ma è così importante, perché sarà capitato a tutti noi vedere quello che assolutamente deve prendere quel determinato integratore entro 5 minuti dalla fine dell'allenamento, per cui poi se incontro una persona per fare due chiacchiere non le fa. Ecco, ci sono queste cose anche che si vedono. Quello che è trattato in maniera un po' così ossessiva ovviamente non va bene. Quando ovviamente io mi alleno bene, ho una mia ritualità, assumo gli integratori in maniera corretta, è giusto anche rispettare il timing. Ad esempio la creatina è bene assumerla nel post allenamento, magari gli aminoacidi ramificati vanno assunti 30 minuti prima dell'allenamento e poi nel post allenamento, ma questo non deve mai abbassare la qualità della mia vita. Io non devo smettere di vivere finché non ho assunto quello specifico integratore, perché non sarà quella singola assunzione a determinare un risultato sia in termini di salute ma anche in termini di competizione sportiva. Ci deve sempre essere un equilibrio. È chiaro che io come linea guida devo rispettare quali sono le indicazioni anche per quanto riguarda il timing, perché se sono state fornite significa che a livello di studi scientifici si è visto che l'assunzione in un determinato momento può essere più efficace per ottenere quello scopo. Ma è anche vero che se poi mi va a rovinare le relazioni interpersonali, magari mi impedisce di vivere bene la mia quotidianità, allora no, allora a quel punto gli aspetti negativi vanno a superare i benefici e quindi non ne vale più la pena. Ecco, e poi un'altra cosa, anche forse per il discorso degli integratori, vale la pena sempre di contattare lo specialista che ha dato integratori, se li ha dati lo specialista, eventualmente se ci sono degli effetti collaterali particolari, perché anche questi possono dare degli effetti collaterali.
Sì, assolutamente sì. In realtà dovrebbe partire da prima, è lo specialista che deve prima fare un'attenta anamnesi patologica, un'attenta anamnesi alimentare, prescrivere magari degli esami ematochimici mirati appunto ad andare a svelare possibili carenze e solo dopo aver fatto tutto questo è bene che prescriva gli integratori laddove possono essere utilizzati e laddove servano. Poi è chiaro, può sempre succedere che un paziente presenta magari una reazione avversa, un effetto collaterale spiacevole, allora è bene che lo dica alla persona, al professionista che glielo ha prescritto, che in teoria dovrebbe conoscerli e quindi dare la spiegazione corretta su quello che sta avvenendo all'interno del suo corpo, ovviamente senza spaventarlo, ma spiegando la situazione per quella che è. Ecco, no, dottoressa, lei ha dato tutta una serie di indicazioni ottime, no? Di rivolgersi allo specialista prima di prenderli, di sapere che cosa servono. Purtroppo sappiamo che soprattutto il mondo sportivo è un mondo dove, insomma, c'è tanto fai da te e fai da te anche non corretto, ecco. Purtroppo gli spogliatoi delle palestre sono, diciamo, il posto dove maggiormente vengono prescritti magari solo gli integratori. Purtroppo c'è un ambiente, diciamo, in cui poi magari si arriva al consiglio, al suggerimento anche di farmaci o addirittura anabolizzanti o altri farmaci, appunto, che potrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati brevettati. E Ecco, questo è sì, molto perché pericoloso. questo è un problema, queste ovviamente poi sono anche situazioni anche vietate e non permesse, quindi bisogna stare molto attenti. Noi questa sera abbiamo parlato di integrazione, di integratori e come ha detto la dottoressa, l'integratore non è assolutamente da paragonare agli anabolizzanti e quindi anche gli effetti, tutto sommato, ecco, devono Ma essere certo. circoscritti. Sì, l'integratore non farà mai un miracolo. È chiaro che l'effetto non può essere paragonato ad un farmaco, l'effetto non può essere paragonato a maggior ragione a qualcosa che poi ovviamente viene considerato doping, a qualcosa che è considerato illegale. Però, insomma, possiamo avvalerci dell'aiuto di questi supplementi, quindi perché non utilizzarli se ovviamente la prescrizione è stata fatta con giudizio e con criterio e se ovviamente ci danno il beneficio che noi ci aspettavamo, senza ovviamente aspettarci il miracolo, perché Sì, questo non qui può ahimè, succedere. dottoressa, dovremmo aprire tutto un capitolo su quelle che poi sono le idee che una persona si fa entrando in palestra, perché si entra e dopo un mese si pensa di essere come quello della fotografia che è stato photoshoppato, che magari ha usato integratori di altro tipo, eccetera. Quindi qua veramente altro che dover parlare col dottor Di Biagio per trovare un equilibrio, insomma, la situazione è diversa. Però, insomma, io spero questa sera che di aver dato alcune indicazioni importanti, ecco, usarli con criterio, usarli guidati, perché in questo modo sì, ci possono aiutare assolutamente. Sì, e non averne paura, perché insomma, se la prescrizione nasce da un professionista che li ha studiati, li conosce, sa quando applicarli e soprattutto sa quando non applicarli, non c'è motivo per avere paura. Eh sì, perché poi anche lì c'è il contrario, c'è cioè il rischio che poi uno li assuma e ha talmente paura che si fa venire i mali di cui dicevamo prima, no? Perché magari vuole assumerli, però sente quello nello spogliatoio che gli dice: ah, io ho avuto questo o quell'altro, e quindi si creano tutte queste controindicazioni. Tornando un po', insomma, al naturale, all'importanza di interpretare correttamente quanto noi assumiamo, mi diceva dottoressa che è molto importante imparare a leggere le etichette. Sì, Ecco, sì. dovremmo ormai conoscerle, ma non le conosciamo. No, perché veniamo spesso ingannati poi anche dalla facciata, Dal no? Che ci packaging. dice una cosa, poi in realtà quando voltiamo la scatola e andiamo a leggere gli ingredienti o le tabelle nutrizionali, scopriamo che spesso non c'è la maggior parte degli alimenti o comunque dell'integratore non è quello che viene pubblicizzato. Comunque, come linea guida, quando andiamo a leggere gli ingredienti, al primo posto c'è sempre l'alimento o comunque, la pianta che è contenuta per la maggior parte e poi va a scalare.
E alla fine ci sono anche tutti gli stabilizzanti, antiaggreganti oppure i dolcificanti, gli zuccheri che servono comunque a mantenere anche il prodotto integro, se confezionato nell'alimento, comunque anche l'integratore. Per questo anche insomma, bisogna leggere bene le etichette e insomma, capire che prodotti confezionati o comunque integratori non bisogna abusarne, perché non c'è solo dentro quello che noi pensiamo che ci sia, ma anche una serie appunto di alimenti che servono a stabilizzare e che se comunque in eccesso danno dei problemi, anche quelli. Ecco, una volta qui in trasmissione mi avevano detto le etichette migliori sono quelle più corte. Esatto. Cioè meno ingredienti ci sono, esatto, meglio è. Quello è ancora vero, sì. E allora, a proposito, oggi, proprio oggi, una notizia freschissima è che è stato prodotto il primo uovo vegano. Praticamente ho letto gli ingredienti, ovviamente non c'è uovo, non ci può essere niente, ha una quantità di aggreganti stabilizzanti, cioè, per cui è vegano, però in realtà non si capisce bene che cos'è, perché ecco, quindi il rischio anche in questo caso nel seguire magari determinati regimi alimentari è di stare attenti, proprio a seguire perlomeno la naturalità delle cose. Che poi magari nei primi giorni non si avverte nulla di strano, poi a lungo andare nel tempo comunque qualche problema a livello intestinale o che può venire. Certo. Ecco, a livello naturale, una cosa che mi ha sempre incuriosito, quindi ne approfitto che intanto che qua, le alghe. Che cosa sono le alghe e a che cosa servono? Cioè le alghe sono quelle che vediamo in mare, sì. Ecco, sono proprio quelle. Sì, si chiamano le verdure di mare in Giappone. Uh-huh. In Giappone non ha, o comunque in alcuni paesi non hanno tante, magari tante verdure da terra e le prendono dal mare. Sono ricche di minerali, vitamine, oligoelementi e anche di iodio, che è un minerale, è un oligoelemento molto importante per la funzione tiroidea, però se esageriamo anche lì può scaricare comunque le funzioni tiroidee. Il consumo di alghe anche qui del Ministero della Salute per quanto riguarda l'integrazione deve essere sempre molto controllato, ecco, per questo motivo. Fanno parte degli integratori dimagranti, appunto, e però vanno assunti assolutamente a cicli, non più di 2 mesi, per non scaricare appunto la tiroide, che è una ghiandola importante che serve per comunque svolgere delle funzioni molto importanti. Ecco, sono vari gli integratori che vanno ad agire sulla tiroide, per cui dobbiamo stare attenti. Ecco. Quelli che contengono le alghe, sì, soprattutto, sì. Se no, gli altri che vanno a influire sul metabolismo centrale, abbiamo detto caffeina, teina, sinefrina, teobromina, tutte queste sostanze che vanno a stimolare l'energia e la concentrazione, ecco, sì. Le alghe vanno più sulla tiroide e la caffeina sul sistema nervoso centrale. Anche lì, dicevamo fuori onda, poi dipende da ognuno di noi, no? C'è chi magari le assume e ha un beneficio e basta, c'è chi magari invece sviluppa tachicardia, forme varie, quindi anche su quello bisogna avere attenzione, ecco, non arrabbiarsi, perché poi magari succede che l'amico ti consiglia e poi tu lo assumi e non ti senti bene, dici perché lui sì, perché siamo diversi, insomma, siamo fa parte dell'essere diversi e esatto, quindi quando come te la caffeina di cui parlava la dottoressa, no? Eh sì. La personalizzazione, cioè ognuno ha una sua, un suo status che è diverso dagli altri, insomma siamo tutti unici. La medicina cerca in fondo di generalizzare in modo tassonomico, ma non dobbiamo meravigliarci se gli effetti non sono assolutamente simili o appena analoghi a quelli di un'altra persona, perché sento che per dire per l'ipertensione i calcio antagonisti bisogna provarne diversi perché a secondo dell'organismo hanno un effetto e altrimenti no, oppure ne hanno blandi. Oppure per la depressione ci sono persone che reagiscono a certe molecole, a certi farmaci, e altri no, e anche lì prima di arrivare alla prescrizione di un farmaco efficace ne devono cambiare alcuni. Ecco, no? Poi lei ha citato un gruppo di farmaci, cioè quelli per la depressione, eccetera, su cui bisogna stare
ancora più attenti al discorso che forse abbiamo fatto stasera. Il discorso della dipendenza che non deve diventare patologica, appunto, perché gli antidepressivi come gli ansiolitici o gli ipnotici o anche gli stimolanti, se una persona è depressa, ok, vabbè, ci sta che deve prendere un antidepressivo, però bisognerebbe sempre ricordarsi, aver presente il fatto che se stiamo parlando di psiche, se stiamo parlando di uno stato psichico, c'è sempre la risorsa nella persona che passa attraverso la sua consapevolezza, una risorsa che può portare la persona a conoscere meglio se stessa e quindi ad elaborare quella condizione che lo porta a quel determinato malessere. Quindi l'antidepressivo sì, ma poggiare sempre tutto unicamente sul farmaco e non andare a cambiare niente in noi e fuori di noi nelle relazioni che abbiamo con gli altri può ingenerare quel meccanismo tale per cui mi fa star bene, mi fa star meglio, allora vuol dire che più ne prendo meglio sto e non è così. E poi si creano quei casi di dipendenza. C'è l'assuefazione, sì. Poi ne dobbiamo prendere sempre di più per avere l'effetto che avevamo all'inizio, ma prenderne sempre di più significa affaticare l'organismo, affaticare il fegato, affaticare reni e quant'altro, e insomma, oltre ad indebolire sempre di più la capacità del sistema nervoso centrale di riattivarsi in modo alternativo per superare appunto lo stato depressivo. Sì, e di questi casi anche a livello di gossip ne abbiamo letti tanti, perché capitano personaggi dello spettacolo, della musica, eccetera, sì, che poi leggi sì. Che purtroppo arrivano a delle situazioni estreme proprio perché probabilmente entrano in questo circolo vizioso. Sì, perché spesso poi c'è una componente narcisistica che non vuol fare ammettere alla persona una fragilità e allora ricorro soltanto al farmaco come se il farmaco non fosse invece un... Però spesso capita che le persone preferiscono il farmaco alla psicoterapia perché la psicoterapia vuol dire mettere completamente in discussione se stessi, cioè mettersi a nudo, tra virgolette, andare a rivedere tutto un vissuto dove evidentemente ci sono eventi traumatici, eventi scomodi, stati di disagio irrisolti. Il farmaco è qualcosa di più usuale, no? Appunto, come prendo l'aspirina posso prendere l'antidepressivo, ovviamente, sono due ambiti completamente diversi. Quindi tutto quello che si è detto ha proprio a che fare con la specificità delle patologie di cui possiamo soffrire, la loro gravità, e non possiamo generalizzare il farmaco. Possono essere farmaci estremamente pericolosi, farmaci infatti che non possono essere venduti così, altri sì, io l'aspirina me la compro. Cioè, ma anche lì devo anche stare attenta all'aspirina perché... Sì, anche perché l'aspirina poi è uno dei farmaci che tra l'altro provoca più allergia, eccetera, quindi bisogna stare molto attenti in generale. Quindi l'accortezza con i farmaci deve essere sempre massima in buona sempre distanza. Massima. Sempre massima anche nel momento in cui noi andiamo a smaltire i farmaci, perché sappiamo quanto sia importante l'attenzione verso il nostro ambiente, abbiamo detto che i farmaci sono sostanze chimiche e quindi come tale non vanno smaltite così, ma come vanno Vero. Smaltite? Spesso vengono erroneamente gettati quelli scaduti o quelli anche solo parzialmente utilizzati o avanzati nel lavandino, nel WC o nell'indifferenziata, nella classica pattumiera. È sbagliato. Allora, innanzitutto i farmaci devono essere tolti dal loro imballaggio esterno, che è di carta o di cartone, quindi va buttato insieme al foglietto illustrativo nella raccolta della carta e del cartone. Poi i blister vuoti, i tubi delle creme vuoti, le boccette degli sciroppi e delle gocce, se vuoti, devono essere buttati a seconda nella raccolta a seconda del materiale con cui sono fatti, vetro, plastica, indifferenziata.
Se invece abbiamo lo sciroppo avanzato, abbiamo le gocce avanzate o un blister che contiene ancora compresse, questi devono essere portati in farmacia perché vengono gettati in appositi contenitori e poi saremo noi a mandarli a smaltire. Mi viene in mente le siringhe, spesso siringhe nella plastica, cioè è sbagliatissimo. La siringa va gettata nel nero perché è destinato alla termodistruzione, ma il lago deve essere attaccato alla siringa, il cappuccio deve coprire l'ago. Insomma, ci sono degli errori che possono avere anche conseguenze ambientali, insomma, di inquinamento. Ci vuole un po' di attenzione. Ci vuole attenzione anche ecco, visto che hai nominato il discorso dei farmaci scaduti, bisogna stare attenti alla scadenza, bisognerebbe ogni tanto controllarli. Io dico sempre, anche mensilmente, facciamo un inventario della scadenza dei farmaci nel nostro armadietto, anche perché le scadenze variano a seconda delle forme farmaceutiche. I collieri una volta aperti, per esempio, dopo un mese vanno gettati. Ecco, sì, lì andrebbero fatti tutti in monodose. Un appello alle case farmaceutiche, fate quelli in monodose, perché c'è uno spreco pazzesco, perché tu comunque lo usi 3-4 giorni poi rimane sto boccettino che ti spiace buttarlo via perché è uno spreco, e allora meglio in monodose. Ma anche lo sciroppo, una anche volta aperto, va conservato in frigorifero, quindi... Cioè, lo sciroppo, va a volte, ma qualunque? Sì, no, a volte. Ecco. Quindi per quello leggete bene il foglietto illustrativo, perché c'è scritto se una volta aperto va conservato in frigorifero. Ecco, e soprattutto state attenti a non aver farmaci scaduti. Sì. Perché guardare sempre il colore, l'aspetto. Ma il farmaco scaduto ci fa male o non ci fa niente? Dipende da quanto è scaduto. No, magari se nel decennio, insomma. Ecco. Allora, bisogna porre veramente particolare attenzione. No. Fare ogni tanto un controllo delle scadenze, un inventario. Ah, ecco, no, perché io sono un po' fissata con le scadenze, cioè io lo faccio questa cosa, però vedo che a volte dice, ma sì, tanto se è scaduto solo da 2 o 3 mesi, cosa vuoi che sia, aveva validità 5 anni, e invece non va bene, ecco, quindi la scadenza, mi raccomando, ecco, controllate, fate l'inventario. Ecco, così il fogliettino, e anche... Tenderei a non fidarmi neanche di un farmaco che ha una valenza di 5 anni, se sta per scadere fra 5 giorni. Ecco, vero. Personalmente, vabbè, lo prendo ex novo, ne prendo un'altra confezione e sono più tranquillo, perché anche lì con la conservazione, il caldo, il freddo, calore, a sbalzi di temperatura. E allora, a scanso di equivoci, uno se lo prende nuovo. Ecco, quindi allora, compitino per questa settimana delle regole dello star bene, controllate dove il vostro armadietto dei farmaci, la scatola, quello che volete. Allora, innanzitutto, tutto quello che è scaduto lo eliminate, come abbiamo detto, piuttosto lo portate in farmacia così com'è, poi lo dividono loro, insomma, perché magari diventa più... E poi vi fate un bel elenco, che è anche un modo per fare ordine, un modo per esercitare anche la memoria, perché è un modo per mettervi lì, e poi ovviamente acquistate nuovamente, anche in questo caso, solamente i farmaci che vi servono, perché magari ci sono farmaci che avete comprato per un determinato problema, non è il caso di riacquistarlo, perché è inutile che abbiamo tutta la farmacia, insomma. Beh, anche questo, quindi molto molto importante. Siamo già arrivati a fine puntata, è volata come sempre. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, sia quelli qui presenti, sia la dottoressa Galfano via Skype. E vi do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana faremo una puntata un po' particolare, una puntata che, se vogliamo, celebra anche la città di Pavia, l'Università di Pavia e il nostro territorio, nel senso che la nostra università è stata veramente nei secoli una fucina di grandissime menti che hanno fatto delle scoperte scientifiche in ambito medico, in ambito farmaceutico, eccetera, da Nobel in avanti, e che sicuramente molti di voi non conoscono. Sono molte volte storie di personaggi, tra l'altro, curiosi, un modo anche per ripercorrere la storia della nostra provincia e della nostra nazione. E quindi faremo questo viaggio con un ordinario proprio di storia della medicina per farvi conoscere meglio questi grandi personaggi, e perché no, per sentirci un po' orgogliosi anche di appartenere a questo territorio.
Se volete rivedere la puntata di questa sera potete farlo domani, ovvero sabato alle ore 14, oppure domenica alle ore 17. O ancora troverete questa puntata insieme a tutte le altre sul sito di Milano Pavia TV, proprio nella pagina dedicata alle regole dello star bene. Intanto mi raccomando, mettete in ordine i vostri farmaci, mi raccomando, seguite la corretta posologia e poi vi auguro una buona notte, ci vediamo la prossima settimana, un bacione a tutti.